Ok, siamo partiti, siamo dentro. Un saluto da me, Stefano, le tenaglie, da Arturo Raigeki che è qui a Ciao a comando. tutti, ciao ragazzi. Ok, siamo una sessione 4x, siamo su 4 tavoli, 300 e 200. Sì, abbiamo un tavolo al 200 e 3 al 100. E, che dire? Allora, stiamo in sessione da 5-6 minuti, abbiamo fatto partire questo video adesso, faremo una mezz'ora di video per cercare di rendervi un pochettino partecipi su quelle che sono le nostre idee di gioco e poi questa sessione che speriamo sia divertente, possa far appassionare qualcuno o semplicemente farvi annoiare, non lo so, lo facciamo in maniera promozionale per la scuola, per cui lavoriamo, che ricordiamo è Grinder Lab Poker School. Per qualunque affiliazione contattare Grinder Lab su tutti i canali possibili, Facebook, Twitch, Skype, ci trovate ovunque. Cerchiamo back questo 6-5, Ok. può anche tranquillamente bettare verso Smith, però preferiamo cercarlo back contro Gearfish, che è abbastanza nitty e non abbiamo info. Qui cerchiamo, abbiamo Shadow Value, abbiamo scoperto che ci apre 4-2 sui BBB. Ok, allora Sì, è che non barella flop, non betta turn, river non betta 4 alta. esatto, ho givepato 4 alta già flop. E Vabbè. contro Fish noi ci cerchiamo back, contro diciamo occasionale ci cerchiamo back a sua tappa. Allora Arturo, vogliamo fare un'analisi del field? Partiamo dal top 1. Ok. Abbiamo Angerfish e Chanel, che sono due reg abbastanza nuove su quali non abbiamo info. Angerfish abbiamo visto che adesso ci ha givappato 4 alta 3 strade. Vabbè, quindi si commenta da Si solo. commenta da solo, poi abbiamo due occasionali. Chanel invece ci ho giocato un po', non mi sembra male. Ho poche mani, però quello che ho visto mi è sembrato abbastanza in gamba. Comunque, aspettiamo per valutare meglio. Ok, abbiamo la Giubbanza e RTRTRT03, che sono due occasionali, dalle 6 che possiamo vedere nel mio HUD qui sul tavolo 1. Al tavolo 2 abbiamo Big Fish, che è un reg abbastanza noto sul circuito Peoples, che gioca praticamente tutti i livelli. Abbiamo Rosario a 62, che è un occasionale abbastanza aggro, Spewer, che è, insomma, molto allegro, contro il quale siamo contenti di giocare. Abbiamo Apple Anytime, che è un altro reg abbastanza noto del circuito targato Peoples, gioca 100, 200 e anche 400, mi sa. Qui con K10 di cuori dobbiamo difendere su questo board, senza un terzo lotto, intribettato, e troviamo un backdoor di colore che si apre, e qui abbiamo un flush draw di cuori con due overcards. Qui decidiamo di bettare contro poco sconosciuto mezzo pot, KJack 10, abbiamo tante mani da cui prendere valore, qui possiamo tranquillamente bettare verso Smith, non so Devi se... stare attento in questi spot. Si potrebbe fare, ma io spesso check back, almeno più della metà delle volte check back si flush draw, perché soprattutto se texture non a check pushare troppo. Quindi qua dovresti controllare quando betta flop e skippa turn se check shova. Perché se ha range di check shove non ti fa realizzare equity Lui questo flush draw e quindi quindi c'è. preferisco checkarlo back. Sì. E betto molto più polarizzato, inserendo delle mani con cui non mi dispiace betfoldare. Benissimo. Quindi paradossalmente ho preferito betfoldare mani con cui prendere valore come delle pair, per esempio. Ma nì, avrei preferito bettare una mano tipo completamente in blu. Faccio un esempio, avrei bettato una combo se per esempio ho difeso K-Dama, K-Jack-Off, pezzo a fiori, betto quella per barellare River Fiori. Arturo, scusami se ti interrompo. Allora, noi qui innanzitutto cerchiamo back questo tappo perché gli assi non passeranno mai e potremmo avere anche Ok. questo value. Assodama non avrebbe passato e qui colliamo il raise di Angerfish su questo texture qui, che è veramente orribile, secondo me, non credo non rappi praticamente assolutamente nulla. Questo è un board che praticamente intribettato, correggimi se sbaglio, dovremmo sempre bettare perché abbiamo il finto vantaggio di range.
Ciresa, non so con che range possa risarci, qui scende un asso che in teoria dovrebbe aiutare noi, cerchiamo, e qui invece, allora innanzitutto qui prendiamo tempo al tavolo 1, qui abbiamo sbagliato, avrei dovuto pushare, ecco, il tavolo fast che ci ha fregato, I fast non li aprire, non riusciamo lo a so, commentare. e qui sicuramente Betto farà una size abbastanza 32, diciamo. Non so se ti piace la size, qui ci calma. Ok, Io non avrei difeso flop, ci ha risato 10-10. perché stai difendendo dama alta fuori posizione Sì. contro un oppo che prima non ti ha aggrado nemmeno 4 alta, 3 street. Quel gutshot non te l'ha bettato in B2B. Boh, non mi sembra il tipo. Lo so, però non so con che range di mani mi resa quel bordo lì, quel flop lì. Limitati a difendere. Cioè, come backdoor, magari avrei difeso quelli asso alta, asso jack più per dire, asso 10, se ce l'hai nel range di 3 bet. Va bene. Sembra un po' largo da malta. Soprattutto contro un oppo che potrebbe underbluffare. Comunque. Che stavamo dicendo? Ah, dicevo, finalmente siamo tornati, nuovo video, e finalmente non gioco io, gioca qualcun altro e posso insultarlo. Come già fatto in questo momento, tra l'altro. Qui scende il Sì, ritiro. è come. Posso scendere, però qua possiamo prendere ancora valore da qualche 6, quindi facciamo una 6 mezzo porto. E infatti ci paga, vediamo che aveva proprio 6. Ogni tanto mi azzecco qualcuno, anche io per ultimo. Perfetto. Qui c'è size pot che noi chiamiamo molto volentieri con una middle pair e con un backdoor di colore nazzo, e qui ci batte ancora abbastanza strong, fa tre quarti, e diciamo che contro questo pazzo che ci betta IP o P, sì, ci betta comunque molto, 80-100-100, quindi tendiamo a calarne ancora una con Sì, delle comunque. alte. Perfetto, quello volevo dire. Alla fine, su così poche mani, guarda un po' PPI, PFR, questo sembra un folle. 66-34, con le aggression multistreet. Su questo K diventa molto più complicato, anche se voglio dire, sarei tendente a callare contro questo personaggio qui, anche se arriva in bet non altissima 30. Però abbiamo troppi pochi casi per valutarla. In generale sappiamo solo che è un oppo aggro. Ok, e qui andiamo a callare, anche perché ribarrella un K che non so quante volte possa avere nel range, quindi andiamo 3-2. Una serie di K a caso la può avere, però i jack non dovrebbe value bettarli più. Dama-dama non è detto che la value betti. E c'è un sacco di missati che Fish credo non ti giverà mai. Questa tipologia di Fish. Chiamiamole occasionali perché sono già stato bannato per aver definito Fish. Fish è una mancanza un po' di rispetto nei confronti di chi gioca a questi livelli. Quindi chiamiamoli occasionali, va? Ok, Va bene, ci proverò, ma non ti garantisco niente. Granzo nel frattempo ci metto un terzo bot. Qua ti dico io come va, un terzo botto darne over bet river, guarda qua. Vabbè, qui No dai, l'ha fatta non può mai normale. passare. Se le sta prendendo, gliele lasciamo volentieri questi 9 euro. Eccolo. Per GTO, Arturo, quello penso sia un call. O sbaglio? Mi piacerebbe avere un blower del flush, però credo sia proprio borderline, comunque credo vada a Questo difesa. sia il bottom del. Ci mettiamo, deraiamo, diciamo così, dopo il check Il back. fatto è quello, io mi aspetto che in quella dinamica lui di base, conoscendo, possa usare delle size più grandi con la parte di range polarizzato. Quindi io non so, cioè ti faccio un esempio, io credo che quel river venga bettato con doppia size, overbet e tre quarti. Ora, nel range di overbet lui ci andrà a mettere tutta la parte bloccherosa, quindi magari qualche K di cuori e qualche dama di cuori, quella roba lì, o tipo 4 e 5 off con un pezzo a cuori, quei float. E nella parte di value ci metterà flush e full in overbet. Ora, quando betta tre quarti, siamo sicuri che non lo faccia solo con la parte depolarizzata? Esatto. Boh, non lo possiamo sapere, quindi nel dubbio io tenderei
a callare, però sarebbe da valutare in generale questa cosa. Allora, questo è un bel ragionamento, però adesso ci concentriamo un attimo. Io qua voglio cercare ancora una strada. Ma contro fin da grinda betta, Non lo so, perché è un tombino. però no, non è vero, c'ha una deraiet abbastanza alta e poi ci sono tanti, quel jack dovrebbe fargli bettare comunque parecchia roba, tutte le dame, qualche K, potrebbe bettare qualche jack, ma come dame jack tenili, magari si è tenuto del check back. Lui mi parebbe pure un calling range molto largo da bottone. Quindi avremmo potuto tranquillamente. Poi ci ha tribettato in realtà. Per questo ho preferito cercare ancora la tana Ah. per checkrisarlo. Ho provato a fare la mossa del giaguaro. Qui contro un naso. Ma qua contro Fish avrei giocato pot shove. Vabbè. Vabbè, alla fine bro più uguale, tipo pure se vai 3/4. Era corto, quindi insomma. Siamo Sì. aperti Vabbè. tutto tavolo. Nel frattempo io sto ancora Com'è attaccando. andato 7-7? 7-7 Era un tutto trippettato, credo. era un mio Check, triplo. check, flop, check, fold, turn. È un po' weak sta linea. Sì. Una street dovresti difenderla. Sei un po' deconcentrato, stai parlando Sì, magari ci parlassi tu perché Arturo si vergogna, ha detto che io sono più da conversazione, quindi troppo. ha Ti toccato a me il intrattieni meglio. tutto. Dice che intrattengo meglio, però nel frattempo mi deconcentro dal gioco, quindi preferirei che. Va bene, allora parlo io, tu gioca. Però Ok. potrei commentare male le tue mani. Ma Ok. faccia pure. È il tuo Ok. mestiere, il tuo mestiere. Penso che ti va Comunque, bene ragazzi, a questo. parte gli scherzi, penso che presto lanceremo delle promozioni veramente interessanti. Abbiamo degli grandi obiettivi, soprattutto per quanto riguarda la liquidità condivisa. Ovviamente non anticipiamo niente, però potrebbero esserci delle novità. Non anticipiamo niente, niente, No. niente. Niente, No, ma alla fine non c'è ancora niente, c'è solo l'idea di voler fare qualcosa. niente, niente. Niente, 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 niente. Siamo sicuri? Boh, Va bene. a te la parola. No, non anticipiamo niente, non anticipiamo niente. Allora, qui tribettiamo. Qui tribettiamo e qui foldiamo. E questo tavolo di fast del cavolo. Questo chiudilo è ingiocabile. Infatti sì, già mi ha fatto passare Ormai non li apro neanche se l'occhio che ci avrei detto stanno. sciovare. No, ma non so Perfetto. se. Non li apro nemmeno se ci sono gli occasionali, ormai. L'occasionale con doppia L. Qui lo ci mettiamo questo bordo, tu non sei d'accordo? Sì, abbastanza. Meno male. Vabbè, fish, tra l'altro, vabbè, stavo parlando. Non serve parlare contro fish. Contro occasionale. Contro occasionale, contro occasionale. Duro. Qui Questi giocatori overfoldano dai blind. Tavolo 2. I call anytime difende 42 contro bottone, quindi preferisco aprire anche campo. Difende 42. Ok. Sei d'accordo? Un po' marginale, sinceramente. Un po' marginale, grazie Arturo. Però vabbè, se inizia dipende pure come lo difende, quanto tribetta. Perché se difende 42 senza tribettare, cioè tribetta sotto al 10 ci può pure stare. Però se lo difende pure tribettando e non ti fa realizzare equity, allora è ni. Preferisco allargare più sulle suited che su KX off. Sì, ogni tanto non so se lagga un pochettino, non so se per colpa mia o per colpa tua, forse per colpa tua, però Probabile, ci adeguiamo. sì, la mia connessione. In ogni caso stiamo giocando short-handed su tutti i tavoli. E contro Rosario che facciamo? Apriamo il K, no? Ma contro fish io stringo un po' e allargo la size. Puoi anche non stringere, però tipo tutta la parte un po' più brutta di bottom del range la taglio. Contro chi? Contro? Quando abbiamo l'occasionale dai blind, Okay. No, avevo sentito sai un'altra cosa. Okay. No, no, avevi sentito male. Ok. Il lag. No, perché Arturo, oltre ad essere un grandissimo player, e questo bisogna rendergliene merito perché è veramente, veramente forte, ve lo posso assicurare, è Questo lo dici tu, io non anche dico una niente. persona abbastanza umile, quindi ci sorprende che lui utilizzi questo linguaggio gergale così offensivo nei confronti di persone che
non fanno questo di mestiere, non lo fanno con una costanza tale da poter definire dei reg, eppure. Sì, ma il mio non è disprezzo, è soltanto un'etichetta. Ma non dovresti etichettare i nostri colleghi? Va bene, ci proverò allora. Ci provi sempre, però nel frattempo cadi sempre in fallo, caro Arturo. Qui bettiamo perché possiamo prendere valore da qualche progetto che non ci paga. Siamo rimasti a zappo contro questo Nico. Io quel Jack così weak l'avrei cercato back, perché value non ce n'è tantissimo, può lui ancora cercare un po' di K su quel Jack di fiori, magari qualche KX off basso con la fiori lo può cercare ancora. Avrei bettato, no, avrei bettato River qualora lui avesse cercato di nuovo. Ecco, Okay. comunque credo che sarebbe stato un po' marginale, Quindi tu pensi che però prendi ci da vediamo. qualche 10, da qualche dalla, qualche gatto scelto Ma secondo me reg te li stabba quelli là. la. Sì, anche se comunque non Cioè, se è reg, sì, non lo so. stabba. Sì, dovrebbe essere reg, ma non stabba tantissimo. Piuttosto dici che size utilizzi tu in ZAP di apertura? Due Io non gioco Zap, però ho visto utilizzare il 2,5. e mezzo. Però sinceramente non ho la presunzione di dire, di stabilire o di esprimere un parere sulla size in Zap, non ne ho proprio idea. Va bene, quindi nel frattempo abbiamo il tavolo 2, abbiamo trippettato Jack-Jack, poi cerchiamo back, poi cerchiamo valore e prendiamo il pot. Non ti ha tribettato? No, non mi ha trippettato questo Jack, tra l'altro ci mette un sit-out, stiamo aprendo un altro tavolo. Ok, lasciamo questo zampo con Nikos. Siamo a 16 minuti di registrazione, Vediamo. siamo praticamente a metà. Purtroppo ha danneggiato un po' la sessione con l'asso 7 che al tavolo fast per un motivo per un altro abbiamo foldato per il time. Ma sì, vabbè, parlare di danno alla sessione mi sembra eccessivo, dai. Abbiamo segnato, vabbè, su una sessione breve in cui abbiamo segnato meno 45 lì. Avremmo voluto tranquillamente portarlo a più 100, insomma, credo che avremmo tranquillamente avuto il tot. Li stavo per sciogliere. Vabbè, comunque, era giusto per la sessione comunque in positivo. La portiamo qui. Con la rossa. Praticamente era un wine nel brag. Esatto. Non ho capito se era un veled brag oppure semplicemente un wine. Siamo wine Però poi ce lo spiegherai meglio. per possiamo illustrare un pochettino anche tecnicamente che cosa vuol dire bragare, che cosa vuol dire unare, Arturo. Non tutti sono Allora, il wine è la lamentela, cioè lui si stava lamentando di aver vinto poco, però nello stesso momento stava braggando, cioè si stava vantando di aver vinto 20 blind, signori, 20 e blind. 20 blind, sto vincendo la sessione, sto vincendo 8 euro, quindi praticamente sto vincendo tra i 6 e gli 8 blind. Ah. Ora 3,40 Arturo, quindi praticamente sono con adjustment a 0,97. Quindi c'è Vabbè. altro che da braggare, qua c'è solamente. Alla fine... vabbè, ma se ti diverti e fai pari, direi E infatti, vabbè, siamo che è un ottimo traguardo. ovviamente non stiamo considerando la bank, sulla quale Grinder Lab offre delle promozioni veramente importanti, delle affiliazioni con la piattaforma Stalebet, con rakeback settimanale. Tra l'altro, se non sbaglio, Sì? per i nuovi affiliati ci sono due lezioni gratis al mese con Stefano. Con Sì, con me? te. Ah, con me. Ok. E qui contro Biliardo, tranquillamente li siamo per tre. Quindi iscrivetevi inserendo il codice Stefano. Noi abbiamo iniziato da Madama contro Fish, tranquillamente, contro occasionale, tranquillamente non ci poniamo problemi. Aia, 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 aia. Non l'avresti risato tu, Arturo? No, hai detto fish. Ah, ok. Qui invece c'è Critano questo jackpot. Va bene. Qui ci apre per 5, flattiamo comunque. Questa 2 è una carta che tranquillamente possiamo aspettare, Ida. Una salita abbastanza corposa, anche troppo. Ci chiama con Dama 3. Eccolo lì.
Beh, da settimane ti ha chiamato un check restart con un Bubble Belly, un po' strano. Ah, perché aveva il 6. Cioè, chiudeva scala col 6. Eh sì, diciamo di sì. Eccola, Fammela rivedere. Va bene. chiudeva col 6, no, sì, col 6, ma chiudeva scala bassa col 6. Sì, Perché sì. andiamo in 7-8, si è aperto un altro tavolo, questo a 200, con un occasionale che è 300x, ci facciamo questi ultimi 10 minuti con un tavolo da 200. In realtà, mettiamo questo tavolo da 200. Siamo rimasti sull'esempio con OMG e Pulcino, che penso sia Oh My God e Pulcino, che è un reg di Stars, che è abbastanza noto. Utilizza questo nick su diverse piattaforme. Oh, non l'ho mai visto su Stars, sei Sì, sicuro? sono abbastanza sicuro. Questo non l'ho mai visto su Stars. Arturo sta braggando il fatto di giocare su Stars e che quindi riesce a multirummare, a fare cose. Troppo forte, ragazzi, Arturo dei ciechi. Top coach, .it. Questo indubbiamente. Forse anche top Non commento proprio reg. Anche top cosa. reg .it. Sicuramente al 100 e al 200 non ne ho visti molti più forti di lui. Forse nessuno. Non esageriamo, non esageriamo. Vabbè, 100 e 200, insomma, è un field abbastanza ristretto. Non ho detto 400 più, non mi sarei permesso. Però 100 e 200 ti possiamo. Ma tu parli di pivot. Parlo di Pivots, parlo anche di Stars. Possiamo tranquillamente considerare topreg.it tra 100 e Un cecchi è più bravo al 200 sicuramente. Molto umile, molto umile la parte tua. Grazie. Prego. È solo perché non voglio smentirti, che l'hai detto prima. Esatto. Arturo, occupiamo questi spazi vuoti in cui non giochiamo di qualcosa di bello. Vediamo un po' che cosa possiamo dire. Come ti sta andando su Pivots? Cioè, in generale, come lo senti questo field? L'hai tastato per bene? Ma guarda, l'ho tastato. Sembra un field troppo scomodo, voglio dire. Nel senso che il reg medio forse è un pochettino inferiore rispetto al reg di reg medio di Peoples, è un po' meno skillato del reg medio.it generale. Sono d'accordo. Però dal punto di vista degli Ci stanno anche alcuni bravini, però. No, Esatto, stavo dicendo, scusami. no, sono d'accordo con quello che dici. Ci sono parecchi reg tardi in più qua. Però ci stanno pure quelli bravi. Non sono tantissimi. Nelle altre room sono di più. Quelli bravi, in Aspettiamo proporzione. back. Devo dire che da settembre il traffico è ripartito abbastanza bene, anche a questi livelli. Visto parecchio occasionale, prima c'era quel tizio assurdo, te lo ricordi? Sì. Non so se qui contro Noinfo Fish si può provare a stabbare questo piatto, ma non credo. Vabbè, K-Jack, io lo bleffo sempre in quello spot, però non ho seguito l'action, ho quei fish, quindi puoi anche give a Ah, parte. ok. Però qua non ti nego che mi piace parecchio. Jack contro Andrea, Cioè. flattiamo, flattiamo 4-bet. 4-bet 3.2. Il problema è di questa maniera, Sono quindi stai. possiamo, diciamo che preferiamo flattare, giocare in maniera un po' più conservativa sul suo board, probabilmente comunque ci andremo rotti. Ci salta occasionale a 4 max a 200. Qui è interessante, perché qui potremmo tranquillamente cercare ancora potremmo anche bettare. Il problema è Posso anticipare che ha lui in suo sì. spot? Asso, asso, l'asso di quadri. Va bene, vediamo. Allora, se asso asso con l'asso di quadri, cerchiamo. Check ancora. Eccolo. E qui, allora, o bet foldiamo, perché non credo che possa raisare altro, se non buffer. Oppure circolliamo con il rischio di. Io non credo che ci siano molte valide per prendere valide, quindi qua circolliamo.
Ma in realtà se Asso K potrebbe blefcatchare lui. Questa Asso K con asso di quadri. Strano che non lo te la sapevo. blefcatcha, 100%. Ok. Io credo che asso di quadri l'avrebbe bettato ancora tardi. Ce l'avrebbe bettato tardi almeno. Probabilmente ha pensato di avere Ah, showdown no, bet avrebbe in questo. cercato comunque in ogni caso. Showdown value comunque è un fatto da forbet, non so. Non so. Vabbè, tu fatti asso dama S, K dama S in quello spot. Non è io avrei aggrato già dal flop in sui quattro. Anche Però vabbè. conoscendolo poi qui mettiamo 32. Credo ti abbia graziato. Io credo che comunque ormai non potevamo fondare lì. Se avessi fatto bet show avrei No, potuto vabbè. chiamarlo. Guarda come Bluff Catcher Fish, le tenaglie, l'occasionale. L'occasionale. Siamo a 25 Tra minuti, l'altro ho ultimo. questa voce nasale per colpa del raffreddore. Mi dispiace, ma dovrete subirla. Anzi, l'avrete già subita Sì, perché ormai il penso video sarà che quasi siamo a 26 finito. minuti, facciamo altri 5 minuti, diciamo. Quindi... Spot interessanti credo non ce ne siano stati troppi, però come al solito qualsiasi dubbio potete tranquillamente scriverlo nei commenti perché il signore Le Tenaglie, Stefano Certo. Iorio, vi risponderà molto Arturo, volentieri. questo 7-7 contro occasionale, come io lo betterei, perché ci sono tantissime mani che ci pagano da sotto ancora. Però volevo sapere un parere da te, magari se preferisci cercarlo back. No. Avrei cercato back, sì, anche perché hai comunque un bel po' di turn che non ti crea nessun tipo di problema. Tipo hai un gutshot, hai un back to flush, quindi puoi difendere bene, direi, Ok. tutti i turn. Non sappiamo se stoppo è molto aggro. Comunque di base lì avrei giocato check back, call una strada quasi sempre e Poi nel poi frattempo da valutare. Oppo occasionale ci passa, ci folda sulle dame, su un bordo come per player. E qui dobbiamo andare tutti con la madama. Yes. Poche alternative. Non è uno Ah, spot contro MP fantastico però. perché contro MP. Ma flattare for bet fuori posizione contro quella size non mi sembra una generata con dama dama tra l'altro. Non ho capito. Perfetto. Dicevo flattare for bet OP Ok, quindi contro, era cioè in questa una dinamica. pensiero nei confronti di Op, non nei miei. Qui con 7-7 dobbiamo prendere una strada. No, no. No, stavo dicendo che pure io preferisco il push piuttosto che No, il flat, la forbet. sentivo Non ho una detto munizione, speravo niente che non fossero nei miei confronti, ecco. I moniti di Arturo Regeni, presto sui vostri schermi. Qui ci sono migliaia di progetti, potremmo tentare un hero call bizzarro, preferiamo giocare abbastanza lineare e foldare tranquillamente, anche se... Ah, sai che qua chiama? Invece ci deve... Spawnato dal fishing, benissimo, dall'occasionale. Ok, benissimo, tutto a posto. Lì poteva tranquillamente avere tanti 5x, tanti flash draw non chiusi, c'era doppio flash draw. Qui nel frattempo ce ne manda, siamo razza. Lo mettiamo tutto dentro. Perfetto, questi Più sono gli difficile da spot più commentare belli. perché... Infatti è incommentabile. Arturo, tu avresti azzardato un call lì in River? Potrei sembrare sotto-oriented, però ti dico avrei foldato. Anche perché è uno spot che contro fish non un barello a range troppo largo al flop. Sicuramente lo showdown value medio lo checko back. Quindi in quello Ok, spot gli assi li avrei cercati back. Quindi ho qui al tanti foldo assi. quanto, scusami se ti interrompo. Ho cibettato questo board 4-2-3 che Vai, vai. avrei voluto tranquillamente circolare, però preferisco circolarlo con K di quadri, non senza K quadri, e qui devo chiamare turn. Ci sono un miliardo di progetti, questo 4 in realtà è un 4 abbastanza bello, perché ci toglie qualche combo di set.
vediamo un po' che cosa fa. Qui sullo show si può anche pensare di passare, per quanto mi riguarda, sullo eventuale show. Eccolo. È Ma un'apertura che mia, lui cos'è questo flatta. spot? Ray, se Esatto. ci betti, No, chiama. Ray, E so, vuoi foldare River? Ah, Aspetta, fermate. aspetta. Fai tu, poi ne Allora, parliamo sì, ho però, perché 34 non so secondi. se hai Allora, io ho time. aperto, lui flatta, ci betto, lui resa call, check, lui presenta call, river check, lui Ok. sciova. Ma sinceramente non foldo mai io. Non vedo come posso foldare KK qua. GG Io avrei si fondato. prende i soldi, ma ok, sulla base di ipotesi e Sì. aspettative. Ha delle aggression veramente imbarazzanti rispetto al resto del film, quindi credo che quella mano lì giochi questo. Cioè? L'aggression River 27, per esempio, River 31, che comunque sono delle aggression non troppo alte. Ma non puoi neanche dire che siano troppo basse, hai 3.000 mani, non puoi, secondo me, supporre che lì non stia bluffando abbastanza. Magari una supposizione la potresti fare sul range di Raise IP, perché in generale questo field raisa poco le Sì, è c-bet. abbastanza standard, diciamo Quindi che non si dovrebbe giocare troppo diversamente. E, insomma, vabbè. Siamo praticamente arrivati. insomma, hai perso sto Ci stack prima sta, di ci sta. quittare il video, ci sta. Ci sta, ci Abbiamo sta, ci chiuso in sta. bellezza. E siamo praticamente agli sgoccioli. Siamo ai saluti, salutiamo. E ringraziamo tutti. Salviamo tutti, Chi sono tua mamma salutiamo? anche, se possibile. Va bene, la saluto anch'io. Ciao mamma È la Rai? di Stefano. No, è ok. E viva la Rai, Ivana. salutiamo tutti, e grazie per averci seguito e continueremo a giocare per un po' senza di voi, dove probabilmente piangerò per non essere verso lo scadere. E niente, saluti a tutti, ciao ragazzi, grazie. Ciao a tutti ragazzi.